Dopo gli attentati dinamitardi delle scorse settimane, questa mattina nel Foggiano è scattata una vasta operazione delle forze dell'ordine. A Foggia e San Severo setacciati interi edifici alla ricerca di armi e droga. Ci racconta tutto Mattia Giuramento. L'impegno ci sarà sempre. Noi non daremo tregua a quelli che sono contro questa comunità. Un intervento per ribadire la presenza dello Stato. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, tutte le forze operative del territorio impegnate insieme per rispondere a chi quel territorio vuole tenerlo stretto nella morsa della mafia. Decine di perquisizioni e controlli a tappeto nel cuore dell'area ferita dall'azione della criminalità organizzata, Foggia e San Severo, dopo i ripetuti attentati contro esercizi commerciali dei centri della Capitanata. 7 bombe in 11 giorni, considerando anche Vieste, per segnare il nuovo anno con la firma della violenza e del ricatto. Una risposta che è un ulteriore tassello al lavoro sul campo di istituzioni e forze dell'ordine. 700 arresti per criminalità organizzata, 70 milioni di sequestri di beni, 5 comuni sciolti per mafia, 100 interdittive antimafia, 120 operazioni di polizia. Io penso che siano un consuntivo e un bagaglio sul quale non si può avere delle incertezze. Il blitz fa da preludio all'arrivo della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che lunedì sarà a Foggia per presiedere il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La ministra ha già annunciato 50 unità di polizia in più per la questura del capoluogo e nuovi provvedimenti. Lo Stato, insomma, c'è e vuole farsi sentire per sottrarre la Capitanata al gioco della mafia.